E bella a tutti ragazzi, sono Gil perché sono qui oggi, tornato con un nuovo video che, raga, potrebbe essere un video molto breve in cui vi mostro alcune cose che potrebbero portarvi veramente tanti crediti. Quindi raga, se volete che io porti questi video uno al giorno, oltre ai video che faccio di solito, perché è un video che penso non mi richiede tanto tempo, ci metto veramente pochissimo, però può portarvi veramente tanti crediti, in cui vi mostro i giocatori, raga, che... Oddio, raga, mi sarà bloccata la registrazione. Comunque, in cui vi mostro i giocatori che sono trasferiti nei vari campionati. Ad esempio, oggi vi porto 5 giocatori che sono trasferiti e quindi le loro carte potrebbero alzarsi. Ad esempio, io vabbè, adesso vi faccio vedere. Ho dei no, qua devo togliere. Ho dei Ciciretti qua che ho pagato tipo alcuni 750, alcuni 600, comunque l'ho pagati tutti intorno a 600, 650, 700 e che potrebbero alzarsi effettivamente quando la sua carta verrà aggiornata. Infatti, Ciciretti è stato mandato in prestito, mi pare, al Parma. Infatti, raga, quello che ho pensato io è investiamo su Ciciretti che dovrebbe alzarsi sicuramente perché nel caso in cui dovesse uscire la nuova carta, quindi quella del Parma, la sua carta del Benevento non dovrebbe, cioè nel senso non uscirà più nei pacchetti, quindi essendoci meno carte sul mercato il prezzo si alza ovviamente. Quindi quello che vi consiglio è prendere i Ciciretti al prezzo più basso possibile, così nel caso in cui si alzasse anche ma solo di poco, ad esempio io li prendevo a 600 ma per me potrebbe arrivare anche intorno ai 1200-1300 quando uscirà la carta del Parma. Quindi quello che vi consiglio è cercare di prendere il meno possibile così nel caso in cui non si alzasse di tanto avrete sicuramente un guadagno. Oggi vi porto 5 giocatori, cioè 4 giocatori oltre a Ciciretti. Il primo è Mascherano, questo qua costa un pelo di più. Infatti Mascherano è passato dal Barcellona a una squadra cinese che no, non so assolutamente che squadra sia. Comunque penso che il suo prezzo sia non eccessivamente elevato perché sta intorno ai 3000 ed è un 83, quindi nel caso in cui, cioè nel momento in cui uscirà la carta cinese non uscirà più nei pacchetti e quindi il suo prezzo schizzerà alle stelle. Sempre la stessa cosa che vi ho detto prima, cercate di sniperarli così nel caso in cui non si alzasse, cioè, si alzasse ma si alzasse di poco avrete comunque un ottimo guadagno. La terza carta invece che vi porto oggi è Subotic del Borussia Dortmund. Infatti Subotic è passato dal Borussia Dortmund ed è finito al Saint-Étienne. Subotic dovrebbe avere un prezzo intorno ai 450-500. Vabbè, questo qua non lo prendo. Stessa cosa, cercate di prenderlo al minor prezzo possibile. Vabbè, lo prendo così. Non dovrebbe costare poco, nel senso non dovrebbe né costare tanto né costare poco. Raga, il quarto giocatore che vi porto oggi è Maximovic del Napoli. Infatti Maximovic è stato trasferito al Spartak Mosca a un prezzo che non mi ricordo intorno ai quali si gira intorno ai 1100-1000 direi. Quindi lui potete tranquillamente rischiare perché nel senso anche non dovesse aumentare di tanto sniperandola a 750-800 avrete sicuramente un guadagno perché almeno a 1000 arriva quasi sicuramente. Quindi avrete sicuramente dei guadagni. L'ultimo di oggi, raga, visto che il video lo voglio fare veloce perché non voglio che vi faccia perdere più di tanto tempo, è Lemos della Spalmas. Mauricio Lemos, mi pare sia. Vediamo un po' se è quello giusto. Sì, è la Spalmas, è questo qua. Questo giocatore qua si è trasferito dalla Spalmas al Sassuolo. Cercate di sniperarlo sempre al prezzo minore possibile. Io adesso purtroppo non so quando la EA farà uscire i giocatori aggiornati, però nel momento in cui usciranno i prezzi schizzeranno alle stelle, dovrebbero. Io poi non sono sicuro perché non so, non sono uno Stradamus e non posso prevedere il futuro. Comunque, se posso darvi un consiglio è quello di entrare nel gruppo Telegram che io vi tengo sempre e dico sempre aggiornati. Io questi giocatori li comprerò insieme a voi, quindi quando li venderò io li venderete, li dovrete vendere anche voi. Arriviamo a 65 likes, io domani vi porto un altro video così e nulla raga, ci becchiamo al prossimo video.